Buongiorno a tutti voi amici di Agri Sapori, oggi le nostre telecamere hanno raggiunto Gavirate, una cittadina posta sul lago di Varese e a portarci qui è un evento di cui già vi avevamo dato qualche anticipazione nelle scorse puntate. Un evento, avevamo detto, decisamente piccante, piccantissima per l'appunto. Vi avevamo anticipato che cosa sarebbe stato, gli eventi e le curiosità, e oggi siamo venuti a seguire dal vivo lo svolgersi della manifestazione. E come spesso facciamo, iniziamo con l'incontrare il primo cittadino di Gavirate, che ci presenterà la cittadina che rappresenta. Sì, è una... Gavirate è una cittadina di 9.300 abitanti sulle rive di questo lago che viene chiamato Lago di Varese anche se in effetti poi insiste molto di più sul territorio gaviratese che non su quello di, di Varese. In antichità questo lago era il lago di Gavirate. È una città che eh, tempo fa viveva molto di più di turismo rispetto ad ora, ma che sta riscoprendo la vocazione turistica anche attraverso queste manifestazioni che richiamano gente dalla, da, tutta, da tutta la provincia. Silvana è un magnifico paese che si trova a soli due passi da Varese. Da al lago e alla montagna, è una, è una cittadina che si, si staglia proprio fra, fra lago e montagna e quindi c'è di tutto per chi vuol venire, può passeggiare in montagna, può passeggiare sul lungo lago. Grazie al sindaco che salutiamo e lasciamo ai suoi mille impegni che oggi l'attendono. E continuiamo addentrandoci nel vivo dell'evento. Con noi c'è ora Maurizio Stara, il responsabile culinario di Piccantissima 2016. Maurizio, una quattro giorni di gastronomia dedicata al peperoncino. Ma quali sono i piatti che avete preparato per i vostri ospiti? Questi quattro giorni è un menù tipico calabrese, dove Piccantissima ha espresso esclusivamente la tradizione. Con la pasta fresca per i primi, e stiamo parlando di scialatelli, stiamo parlando di trofie, che sono tutte fatte in casa e lavorati con il sugo di capra, che viene fatto logicamente in un modo tradizionale, e da queste parti è difficilissimo trovarlo. I uh, scialatelli invece vengono fatti con uh, salsiccia calabra, cipolla di tropea e il peperoncino lavorati con la rucola a fine cottura che gli dà quel gusto particolare. I secondi invece è una tradizione piccante dove abbiamo le salsicce sempre fatte, le salsicce piccanti cotte alla piastra con ehm, le verdure grigliate, i peperoni ripieni con eh, l'acciuga la, e il formaggio che si scioglie dentro, che è una cosa particolarissima e ve lo farei assaggiare a tutti, ma però da no, qui non posso. Le costine piccanti che sono una cosa veramente deliziosa, passando dal pesce con degli spiedini di mare e i gamberoni lavorati sempre lasciati marinare con del piccante. Tutto questo accompagnato anche da dei piatti che sono i piatti un po' per tutti, che si possono mangiare tranquillamente. Come avete creato la brigata di cucina e soprattutto come arriva a Varese una tradizione culinaria tipicamente calabra? Le nostre cucine sono state suddivise in quattro settori, gli antipasti, i primi, i secondi e i dolci. In ogni settore che è il capomastro, perché non possiamo dire lo chef, ma il capomastro del, della sua area, sono dei, delle casalinghe calabresi per le quali hanno impostato quello che è la ricetta e dopodiché è stata Lavorata da un gruppo di cuochi che hanno fatto poi tutta la linea. Sempre loro sono quelle che però assaggiano e dicono sì va bene, possiamo continuare, no va aggiustato perché vogliamo proprio la tradizionalità. La differenza di piccantissima è proprio questo, non stiamo parlando di una festa che è stata fatta proprio per voler imitare qualcosa, ma è proprio la tradizione, come gli espositori che vengono proprio dalla Calabria e vengono qui per dirci esclusivamente qual è il gusto e che cosa si mangia in casa, non cosa si mangia al ristorante. Fra poco si svolgerà una gara davvero impegnativa e per scoprire di che cosa si tratta andiamo ad incontrare Marino Saia, un giudice che questa sera proclamerà il vincitore di questa gara nazionale. Lo vediamo già all'opera con un coltello in mano. Marino, spiegaci meglio che cosa stai preparando. Allora, preparo l'insalata per questa sera, per la piccantissima per la gara del peperoncino ci sono vari tipi di, di peperoncino il più potente diciamo che sono gli alba, gli alba nera che sono questi qua che potete osservare poi ci sono peperoncini calabresi il vero piccante del peperoncino non è questo questo il vero diventa dove ci sono i bacelli dei semi. Questo è il vero piccante. Questo è uno dei peperoncini più forti, piccanti al mondo. Le porzioni sono sempre da 50 grammi. Chi supera più porzioni da mangiare vince la gara. Marino, ma per meglio comprendere la quantità di peperoncino che i concorrenti più tardi dovranno mangiare in mezz'ora, ci fai vedere quanto peperoncino normalmente viene utilizzato per condire una pasta? Ah, con questo bisogna stare molto 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 cauti. Chi non è abituato a mangiare peperoncino, basta solo un anello così, che un chilo di pasta è sufficiente e diventa molto piccante. Basta un anello così. Pronti, via!

Che dire, davvero impressionante, un'impresa veramente impossibile per la maggior parte di persone. Ma la gara, come vediamo, nel frattempo ha avuto inizio a dare via Francesco Crusco, il delegato lombardo dell'Accademia del Peperoncino. Francesco, hai ufficialmente autorizzato questi direi speciali se non unici concorrenti ad iniziare la loro competizione. Vorresti spiegarci meglio che cosa avverrà durante la gara? È una bellissima gara ed è fatta, è proprio una gara di gente tosta: nel senso che deve anche soffrire perché mangiare il peperoncino non è, non è facile. E ci sono degli otto sfidanti stasera che si sfidano in una gara infuocata. Mangeranno peperoncino per mezz'ora che viene servito in piatti di 50 grammi. E il personaggio vincitore di questa serata, se passa gli 800 grammi, quindi è abbastanza molto potente diciamo molto 800 grammi in mezz'ora non, non è poco se ne va direttamente in sardegna una settimana in un villaggio a smaltirsi la piccantezza e soprattutto coraggiosissimi i concorrenti che riescono a sfidare questi peperoncini tanto piccanti. Ma sono dei professionisti di questa particolare disciplina e seguono particolari allenamenti durante l'anno o è quasi una dote naturale e soprattutto da dove arrivano questi concorrenti? Ma generalmente sono ragazzi che già mangiano peperoncino e vogliono sfidarsi in una sfida, è un po' diciamo che è un campionato, c'è cioè chi si sfida a pallone, qui invece ci, ci sfidiamo col fuoco, perché letteralmente dopo vedrete le facce, i cambiamenti di colore delle, delle, delle persone, è una, una sfida esaltante, infatti le persone vengono a vedere e a ridere delle persone che sudano e che soffrono, perché un po' di sofferenza c'è, perché quando le papille gustative si infiammano... È c'è Un po' da soffrire. Questa gara viene svolta con i peperoncini e chi partecipa ha a disposizione solo olio e pane. Anche perché chi dice bevi l'acqua è come mettere la benzina sul fuoco. Questi ragazzi, ce n'è uno stasera che arriva anche dalla Svizzera, arrivano un po' da, tutte le, da svariate parti della regione. E anche perché insomma, su internet cercano proprio dove ci sono le gare proprio che vogliono essere l'uomo più piccante o la donna più piccante. In certi casi abbiamo avuto anche una ragazza che ne ha mangiati ben 600 grammi. 600 grammi di Vincitore di questa singolare competizione, Giancarlo Gasparoto. Perché la curiosità e lo stupore, dobbiamo dire, sono davvero grandi. Pensate che nella mezz'ora stabilita Giancarlo è riuscito a consumare ben 600 grammi di peperoncini. Giancarlo, com'è andata? Raccontaci. Pesante è andata, ma vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai. 600 grammi alla fine si è riusciti a mangiarli. Non pensavo però. Ma era più per una questione di quantità comunque, perché poi alla fine il peso in tutte le cose, alla fine lo senti quindi non era tanto dovuto alla piccantezza, almeno per me, però era dovuto giusto appunto alla, alla quantità, appunto il peso delle... Vabbè, comunque dai, è andata bene. Quindi. Ma possiamo quindi dire che tu sei un professionista del piccante, un atleta del piccante? No, no, lo mangio, guarda, ti dirò, ho iniziato così per gioco a mangiare quelli molto piccanti a casa, poi ho visto che mi piacevano tutte non li sentivo più di tanto. Stavo cercando qualche garetta così da fare, ma giusto per divertimento. E vabbè, questa è la prima, è andata bene. Ce l'hai andata avanti ancora, però c'era poco tempo. C'era più tempo. Ma torniamo per un attimo da Francesco dell'Accademia del Peperoncino, perché piccantissima è un evento itinerante, e noi siamo davvero curiosi di sapere se ci sono altre date in programma. Sì, abbiamo altre date. Stiamo valutando una data al castello di Vigevano con il patrocino del comune di, proprio di Vigevano. Poi abbiamo altre date che per adesso sono top secret: nel senso che è meglio quando abbiamo diciamo, l'ok, ok, non solo verbale ma scritto da parte delle amministrazioni, anche perché alcune amministrazioni stiamo aspettando che venga eletto il sindaco proprio perché eravamo già in parola magari con qualche che si è trovato ad essere candidato in questo momento. Francesco, in realtà questi quattro giorni sono dedicati non solo al peperoncino, ma a tutta la gastronomia calabra. Sì, abbiamo anche qua dell'altra rappresentanza della gastronomia calabra, sono arrivati per esempio dei salumi, dei capicolli, che vengono fatti in Calabria da un'azienda agricola della provincia di Reggio Calabria, c'è un ottimo pecorino e oltretutto un ottimo formaggio che ha appena vinto. Rieti 2016 formaggi, quindi ci sono delle cose gustose da provare. C'è anche il liquore passaro da, da Scalea Cosenza, che è un artigiano che produce ancora i liquori come si faceva un tempo con le scorze. Lui è un produttore diretto, e quindi un artigiano che va direttamente a raccogliere i prodotti che usa, quindi scorze, eh, frutti. Però, oltretutto ha fatto un liquore che si chiama Mirtizia, che è un mirto con la liquirizia. Ed è una, infatti, è il, è il mirtizia e il liquore che ti vizia. E lo fa appositamente per la festa piccantissima. Non si trova da nessuna parte. E ad alliettare le serate anche musica dal vivo. Sì, c'è un gruppo come tutte le altre sere: eh, c'è un gruppo Gli Abba Dream. Eh, che settimana scorsa suonavano a, a Mosca. Quindi sono dei gruppi abbastanza quotati che vengono qui stasera a Gavirate alla festa piccantissima. E sono anche dei gruppi già eh, che hanno con noi partecipato e quindi soddisfano il pubblico che viene a piccantissimo proprio perché sono emozionati, come dice il nostro detto, matrimonio di piccanti sapori. Quindi anche loro sono, partecipano a questo matrimonio perché sono piccanti proprio nella musica e coinvolgenti. Quindi davvero ricco di appuntamenti, soprattutto pronto a soddisfare tutti i gusti a partire dal piccante. Restiamo in Lombardia, andiamo a Breme, in provincia di Pavia. Breme è un piccolo borgo medievale di circa 900 abitanti ricco di storia. Sito nel polmone verde della terra di Lomellina alla confluenza dei fiumi Po e Sesia. Meta di numerosi visitatori alla scoperta degli interessanti monumenti storici, anticamente e sapientemente incastonati come gemme nel caratteristico centro storico. Pronto a parlarci di questo piccolo scrigno ricco di gioielli c'è con noi Franco Berzero, primo cittadino di Breme. Sì, questo paese è un, diciamo, ha delle peculiarità, peculiarità a 360 gradi in quanto ha dei monumenti storici importantissimi dove vengono visitati da 4-5000 persone solo col fai da te e col passaparola e tutti i giorni sono visitabili gratuitamente, quindi uno arriva, si accende la luce, va nei monumenti, si rivede, si rigode, si possono visitare in autonomia oppure con il nostro, la nostra guida che è il bocca spagnolo che fa la guida tutte le domeniche alle 15:30 gratuitamente oppure se c'è un gruppo, naturalmente siamo disponibili anche durante la settimana, arrivano scolaresche, arrivano eh, arrivano tante persone quindi quando c'è il gruppo sicuramente abbiamo la guida dedicata gratuita. Dopodiché c'è eh, volendo la, la natura, la natura che qua a Breme è molto importante, abbiamo la confluenza del Po eh, qua a, a 5-6 km. Non è necessario portare la bici, noi abbiamo delle bici campagnole, eh, c'è un'attività, un eh, un'iniziativa che si chiama da alcuni anni ti presto la bici che piace, che piace molto, sono bici campagnole che io do gratuitamente. E quindi la gente viene, va a farsi il suo giro alla confluenza del Sese e del Po, o comunque nella natura dove gli pare, perché poi i percorsi uno al di là che sono segnati, uno può anche decidere di farsi in autonomia, e quindi sicuramente è un'esperienza unica. Dopodiché ci si arriva, si va nelle due trattorie locali e si può degustare tutto a base di cipolla nel periodo giugno-settembre, quindi alla fine di, 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 di aver fatto un pieno di storia, un pieno di natura e un pieno di, 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 di buona tavola, sicuramente il turista è appagato e quindi se ne può tornare per una settimana di lavoro per poi ritornare eventualmente diciamo, in altre occasioni. Addirittura abbiamo dei camperisti ma anche altri, dei visitatori abituati che vengono qua quasi tutte le domeniche che ci dicono di non fare pubblicità perché è talmente bello, talmente tranquillo che a loro piace stare diciamo, con questa tranquillità. Noi in effetti continuiamo a promuovere perché a noi piace che queste cose vengano diciamo, date alla possibilità a tutti di poterle visitare e poterne godere. Insomma. Grazie Sindaco, come ben abbiamo capito Breme è un paese ricco di storia che vanta secoli di vicissitudine legate alla presenza dei monaci olivetani e benedettini, marchesati e milizie. Una storia affascinante che ogni anno viene raccontata a oltre 5.000 persone che raggiungono questa città, vero Carlo? Queste persone qui a Breme possono sbizzarrirsi in parecchi campi. La nostra cultura è molto ampia, uh, la nostra storia è molto interessante e il nostro territorio pure. Uh, solitamente le persone che arrivano qui a Breme vogliono visitare la cripta, la cucina dei frati, il palazzo del comune, la parrocchia con l'adiacente battistero. Dunque, la cripta è la prima parte che i monaci che arrivavano da Novaliero di Susa costruirono qui a Breme. Risale al Novecento d.C., pertanto a parecchi secoli. È una parte interessante di storia perché del primo monastero è rimasto in piedi solo questo. La parte importante della cripta si può capitolare nel senso che è stata costruita con materiale preesistente di epoca romana trovata sul posto e riempiegata per quest'uso. La cucina invece risale al 1600, che è poi la data del monastero esistente oggi. Questa cucina uh, serviva ai monaci benedettino olivetani, che era a loro uso uh, costruire le cucine in modo interrato. Era una cucina non molto ampia, perché doveva servire per una decina di monaci più un priore. Come vedete la cucina costa di un camino, due stufe di fianco per tenere sempre l'acqua tiepida di giorno e di notte per lavare le mani ai monaci prima di pranzo e cena. L'uso di lavare le mani ai monaci era proprio nella regola, un po' come lavarsi le mani prima di dir messa. Lì nell'angolo della cucina abbiamo anche il forno del pane. Dall'altra parte abbiamo i fornetti, questi fornetti servivano per tenere i cibi caldi, mettevano la brace dentro e le pentole sopra, sotto la scorta di legna. Carlo, ma in questa cucina a quei tempi si cucinava già la cipolla rossa di Breme? Dunque, testimonianze dirette noi non le abbiamo, anche perché nel monastero, sia del primo che del secondo, gli archivi, la biblioteca e quant'altro, il cartario, sono andati distrutti però abbiamo fondati uh, pensieri che la cipolla rossa che oggi viene uh, riproposta qui a Breme è di origine borgognona in Francia e questi monaci prima del 1000 arrivavano proprio da quelle parti. Torniamo allora con il sindaco di Breme, Franco, per parlare proprio di questa particolarissima cipolla dalle caratteristiche davvero uniche, vero Franco? Abbiamo la, la nostra cipolla rossa, cipolla rossa d'eco, la cipolla eh, più dolce d'Italia, eh, abbiamo una sagra nella, che dura 10 giorni circa alla, dalla seconda alla terza settimana di giugno, eh, ci sono migliaia e migliaia di avventori, arrivano dalla Svizzera, da Milano, da questione della Pescaia, cioè praticamente al di là de, diciamo, dei locali e quindi una, conta migliaia e migliaia di persone, questa cipolla ha una caratteristica unica a, a, sia a livello gustativo che organolettico. Eh, grazie non tanto ai contadini che continuano a mantenere la filiera di mille anni fa tramandata dai monaci benedettini della Novalesa, ma soprattutto grazie a un terreno diciamo, alluvionale che ci ha lasciato il diciamo, sedime e il fiume Po assesi, ritirandosi e qua praticamente tutto quello che viene coltivato in questa zona ha un sapore particolare, unico e, 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 e che non è possibile riprodurre da altre parti. Adesso la nostra cipolla viene con questo successo, siamo anche oltre 2000 quintali, quindi rispetto ai 200 solo di 10 anni fa, viene un po' diciamo, coltivata anche in altre zone, ma nelle altre zone sì, è cipolla di Breme, ma insomma, è come una rapa in sostanza. Ecco, la cipolla di Breme è vera si trova solo a Breme. Questa cipolla abbiamo visto ha delle dimensioni indiscutibilmente extra large, ma potremmo dire che extra large è anche nel suo gusto. Sì, diciamo che è una cipolla d'Italia medio grande, diciamo che il peso medio è 700-800 grammi, ma siamo arrivati anche a 2420 grammi. E quindi, no, ma non è che è buona perché è, è, è grande, è buona perché il terreno ci consente diciamo, di avere queste, queste proprietà gustative come ho detto, e organelettiche. Eh, questa cipolla, praticamente, di là che è la deco dimensione comunale d'origine da, 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 dal giugno 2008, è anche la prima cipolla orticola antica da conservazione di tutta la Lombardia, quindi di tutta la Lombardia a essere iscritta al registro nazionale. Noi abbiamo richieste importanti anche dall'Inghilterra da alcuni anni, c'è stato diciamo un. Uh uno chef importante diciamo, di Londra che ha assaggiato questa cipolla qua da noi e adesso da, da, da pochi quintali siamo già arrivati a quasi 30 quintali di esportazione poi abbiamo diciamo, eh, anche dei canali verso la Svizzera, verso la Francia quindi è una cosa che sta diciamo, assolutamente a livello sia di Massaia che sono quelle che ci interessano ma anche a livello di altra eh, ristorazione avendo un successo molto molto importante Abbiamo sentito il sindaco che precisava che la vera cipolla rossa di Breme si produce solo in questa piccola fascia di terreno. Il perché ce lo spiega ora Francesco Bagna che è un esperto produttore. Certo, questo è un prodotto che viene esclusivamente qua in questa zona che è la zona golinare del Sesia ed è una qualità diciamo, portata avanti dai nonni, bisnonni e ora la stiamo portando avanti noi. C'è una coltivazione particolare nel senso che fatta qua in questa zona qua ha le sue caratteristiche migliori come in dolcezza come come grossezza del prodotto quest'anno siamo riusciti ad arrivare su un chilo di come dimensione c'è stato un anno tempo due o tre anni fa che siamo addirittura arrivati ha un record di una cipolla di 2,40 grammi, cioè proprio veramente un bel melone. Ecco. È una coltivazione fatta esclusivamente a mano, uh, tutto viene fatto a mano, dalla, dalla semina al trapianto, alla raccolta e tanta fatica diciamo veramente tanta fatica fatto tutto a mano ma con una grossa soddisfazione come raccolta viene fatta a giugno in questo periodo infatti siamo in fase di, di raccolta nel, nel periodo che inizia la sagra e viene raccolta portata la sagra per la degustazione e la vendita e poi più avanti si trova sia dal privato che nel locale sagra ecco di fronte ad una richiesta sempre più importante di prodotti bio, qui a Breme il signor Aceti ha deciso di avviare una sperimentazione per produrre questa tipologia di cipolla in modo biologico. Aldo, come sta andando la tua sperimentazione? Sì, abbiamo deciso un azzardo per noi, abbiamo deciso di provare anche per salvaguardare il territorio, perché il problema nostro è che questa cipolla... È, è autottona, una produzione autottona, per cui una produzione limitata e in un terreno eh, decisamente limitato. Il nostro azzardo era quello anche di provare la produzione, la, la pezzatura, eh, per cui io ho rischiato, ma eh, il prodotto mi ha dato ragione. La pezzatura è uguale a quella degli, degli scorsi anni, anzi direi anche, eh, anche superiore, ma nettamente superiore. Questo apparato radicale. Eh, eh, che sta a significare il prodotto sano e vigoroso, per cui dal prossimo anno possiamo fare un discorso più approfondito sul biologico. Complimenti davvero e ci auguriamo che questo tuo lavoro porti presto i dovuti e meritati frutti. Ma torniamo alla cipolla coltivata secondo le metodologie più tradizionali e con Francesco vediamo qual è il momento giusto per raccogliere questa cipolla. Adesso perché la gamba della cipolla si è caduta ed è pronta la raccolta. In questi giorni viene raccolta, viene portata a casa sotto a dei portici perché si asciughi bene. E poi viene tagliata la gamba e viene insacchettata per la vendita. Quali sono le quantità annualmente prodotte e quali mercati raggiunge la cipolla rossa di Breme? Sì. Circa 2000 quintali, quest'anno c'è una bella produzione, va un po' sulla sagra, la vendiamo noi privatamente, poi va anche, la esportiamo all'estero anche dalla regina Elisabetta, è andata e ormai anche nei mercati del, del milanese, in certi negozi di prodotti di, di nicchia siamo stati presenti a Expo e siamo in Italy come, come rappresentanza del paese della, della coltivazione della cipolla rossa. La sagra della dolcissima, come è stata battezzata questa cipolla dagli affezionati avventori, compie quest'anno 34 anni, ma non li dimostra. Ancora una volta la rossa si fa in quattro per accontentare tutti coloro che raggiungono l'area feste della Polisportiva Bremese, organizzatrice dell'evento con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Giovanni è un volontario di questa associazione che insieme a circa un centinaio di altri volontari come lui lavorano ai tavoli e in cucina per far assaporare al meglio la cipolla in tutte le sue preparazioni. Giovanni, quali sono i piatti che servite alle migliaia di persone presenti in Sagra? Allora, il nostro menù è composto da la polenta, lo stufato d'asino, la frittura con le, le, le cipolle rosse di Breme, la trippa, la zuppa di cipolle. Le L'insalata sì, di cipolla in diversi modi, c'è la bremese, c'è la bertin, c'è la silvan e cipolle cotte e, e ne, cipolle nervetti in insalata. Secondo te qual è tra questi il piatto che meglio rappresenta le qualità organolettiche e meglio valorizza il gusto della cipolla rossa di breme? Ma la zuppa di cipolle e la frittata di cipolle. E anche l'insalata alla bremese, che è cipolla, cotta, è cipolla cruda, tonno e fagioli. Poi abbiamo l'antipasto di cipolla, che è cipolla cruda con i nervetti. Poi c'è la cipolla cotta normale, come hanno sempre mangiato i nostri anziani, i nostri vecchi, è, che è la tradizione che ci hanno lasciato. E poi c'è la cipolla alla silva, che è una cipolla cotta con tonno, olive e capperi. Giovanni invece parlando di tradizione, senz'altro la ricetta più tradizionale è la zuppa di cipolle. La, la zuppa, insomma la zuppa sì, la zuppa si fa appassire la cipolla, poi viene condita con del buon brodo di carne e poi c'è un ingrediente speciale che noi non vogliamo dirlo è, ed è buona. La sagra della cipolla è appena iniziata e nei primi due giorni quanti coperti avete già servito? Eh, 3.000, più di 3.000. E questi coperti a quanti quintali di cipolle corrispondono che avete cucinato? Eh, qui ne avremmo già cucinati un 30 quintali. Per lavorare una così importante quantità di cipolle è necessaria una squadra capace e ben organizzata. Formata da quanti volontari? Sì, noi attivi un 80-90 persone, però attivi in cucina siamo in 4-5, con una signora di 80 anni che è un po' il fulcro della sagra, della cucina, che si chiama Antonietta Moro. Un altro classico piatto è la frittata di cipolle che tra l'altro è una delle portate più richieste qui alla sagra della cipolla di Breme. Ma Peppino per soddisfare tutta questa richiesta bisogna che la brigata di cucina sia organizzata con un piano di lavoro molto efficiente. Allora la frittata di cipolle parte 5 postazioni più indietro con la cipolla morta, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di bicarbonato, olio in padella. Poi si mette la cipolla morta, la cipolla passita, le uova, 15 uova per ogni frittata e poi si comincia dalla prima postazione dove naturalmente è più liquida, man mano si rapprende e dopo 5 passaggi arriva allo stadio questo praticamente che è, che è la finitura. Mediamente facciamo 50-60, ieri sera 90 frittate in una serata che fanno 1350 uova e quindi c'è una signora che è quella che sbatte le uova e alla sera continua a sbatterle probabilmente anche nel sonno e nell'arco della sagra l'anno scorso siamo arrivati a 13.000 uova sbattute di frittate. Ricordiamo che la 34esima sagra della Cipolla Rossa Deco di Breme si chiuderà domenica 19 giugno e quindi abbiamo ancora tempo per raggiungere Breme, degustare questa fantastica cipolla e regalarci una giornata diversa e particolare. Per noi finisce qui invece il nostro tempo, il nostro settimanale dedicato al saper mangiare e perché no, anche a sapersi gustare un giorno di festa con le migliaia di sagre che in questo periodo abbondano in tutta la nostra penisola. Quindi comunicateci anche voi come hanno fatto gli amici di Piccantissima e quelli della Sagra della Cipolla di Breme i vostri eventi scrivendoci al nostro indirizzo email info-agrisapori.it o attraverso i social Facebook e Twitter. Appuntamento dunque al prossimo viaggio di AgriSapori.